Ciao people, finalmente andiamo in vacanza, il 1 giugno, tra poco finisce la scuola, io la finisco il 9, magari anche in tutta Italia così, non lo so. E comunque, anche se non è durato veramente tanto quest'anno, davvero è passato velocemente, e quest'anno ho fatto la prima superiore al liceo linguistico. E cosa posso dire di questo fantastico anno? Sì, ho conosciuto tante persone belle, ho fatto tante amicizie e beh, sì, è stato un bell'anno. Sì, dai, diciamo di sì. E oggi sono qua per rispondere a delle domande perché non ho idee, davvero non ho idee. Tra poco, quando finisce la scuola, iniziano le vacanze, ho molto più tempo, molte più cose, farò un sacchissimo di video questa volta, lo prometto, cioè è vero, ho tantissime idee in mente. Però adesso ci accontentiamo di un fantastico video tag che si chiama Liceo The Show Tag o The Show Liceo Tag, non mi ricordo. Comunque è un video inventato dei The Show, fatto da un sacco di youtuber, lo so, la mia originalità è andata proprio ciao. Ne avevo taggato un po' di tempo fa Simply Jeff, che è un ragazzo davvero molto simpatico che fa i video qua su YouTube. Vi lascio il canale qua sotto. E niente, oggi risponderò a queste domande, non mi dilungo perché sennò ci mettiamo 350 anni. Come vai a scuola? Allora, vado a scuola... Nel senso, come vado? Vado come vado di voti? Allora, vado, ci vado in macchina, però... La mia scuola è tipo 3 minuti da casa mia, ma nel vero senso della parola. Ma io sono così pigra che al mattino mi faccio accompagnare in macchina. Ultimamente no, vado a piedi, sono brava, vado a piedi, ma solo perché mia mamma ha la macchina e non ce l'ho io, quindi è fantastico. E comunque sono abbastanza pigra e vado spesso in macchina. Però vabbè. Se invece si intende di voti, come vado? Vado abbastanza bene, diciamo, sì. Sì, dai. Vado abbastanza bene. Non ho voti altissimi, 9, 10 o anche 8. Però dai, qualche 8 ce l'ho, ce la faccio. Vado abbastanza bene. Potrei andare meglio, sì, però vado abbastanza bene. Popolare o no? Sì, certo, popolarissima proprio. No, popolare niente, proprio zero. Anche perché è stato il primo anno in una nuova scuola. Quindi, oltre alle persone della mia classe, qualcuno che conoscevo l'anno scorso, o comunque persone che ho conosciuto quest'anno. No, non sono popolare, cioè, proprio l'ultima persona, no. Sono proprio quella persona che durante l'intervallo se ne sta con i pochi amici che ha lì a scuola. È fantastico, cioè nel senso, pochi ma buoni, amici pochi ma buoni, fantastico. Copiare o no? Allora, ovviamente come tutti gli studenti del mondo abbiamo copiato. Però io preferisco copiare più da me stessa, nel senso non mi fido degli altri. Mi fido solamente di poche persone, infatti le persone da cui copio, cioè me le scelgo, di solito la persona più brava della classe, ciao Arianna! O comunque, sì dai, copiare, di solito mi scrivo qualcosa sul banco, cose così, cioè, cose che fanno tutti. Materie preferite e materie odiate? Allora, materie preferite, dai, vado al liceo linguistico, quindi diciamo le lingue, non il tedesco. Diciamo l'inglese, sì dai, non abbiamo fatto niente quest'anno, però l'inglese e il francese. E materie odiate, indovinate un po', matematica. Allora, oggi abbiamo fatto l'ultima verifica dell'anno, la quale stabiliva se vengo rimandata oppure no. È andata male. Spero non mi rimandi e abbia compassione di me. Quindi speriamo davvero che non mi rimandi, la cosa più bella del mondo sarebbe. Quindi speriamo non mi rimandi. Quindi la matematica la odio, assolutamente la odio. Non la capisco, cioè, non la concepisco, non riesco a capirla. Non sono capace della matematica, cioè, sono stupida, non lo so. Situazioni imbarazzanti. Allora, se parliamo del liceo, allora sicuramente tutte le situazioni imbarazzanti, essendo che non sono una persona molto brava in attività fisica e cose del genere, le situazioni imbarazzanti sono sempre a ginnastica, nello sport, sempre, proprio sempre, sempre, tipo pallavolo. Allora, sì, le ragazze sono tutte brave a giocare a pallavolo, certo, come no, io odio la pallavolo, sono proprio negata, quando gioco a pallavolo, cioè, faccio ridere, ma sono proprio imbranata, non lo so, non so neanche prendere la palla, c'è proprio zero, ma è bello che non mi consolo neanche con gli altri sport. Cioè, abbiamo provato tennis a scuola, immaginate, prendevo la pallina per miracolo, però, me la cavo, dai, nel senso, non sono proprio negatissima, però non sono neanche bravissima e neanche brava in realtà, mi prendono sempre un po' in giro, quindi le situazioni imbarazzanti sono sempre quando gioco, perché sono talmente maldestra, talmente imbranata che faccio ridere, quindi di sicuro quello, ma non con persone in particolare, un po' con tutta la classe sono imbranata. Veramente imbarazzante. Quindi questo video è finito, mi scuso se era un po' corto e soprattutto molto poco originale, però vabbè, non ho idee. Arriveranno tanti nuovi video, vedrete in futuro. E niente, io vi lascio qua i miei social network. E niente, seguitemi su Ask, Snapchat, Instagram, Facebook. Sì, vabbè, tanto tutti quei social network che nessuno guarda, però voi guardateli perché mi fate un piacere. Mi state guardando?
Sì, grazie, grazie, grazie. Iscrivetevi al canale, questo lo dovete fare se non l'avete già fatto. E niente, io vi mando un grandissimissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!